E quella di oggi è un'escursione che guarda verso Casera Ciauta, verso uno dei luoghi sicuramente simbolo dell'intera Valle del Boite. Un'escursione che parte direttamente dal centro abitato di Borca di Cadore e precisamente seguendo il sentiero 475 e il 475 che dal piccolo centro abitato di Villanova, che è una frazione di Borca, sale in direzione del rifugio Venezia, però prima di Malga Ciauta. Ed è un primo di aprile che voglio così dedicare a questo nuovo mese che guarda verso ormai a una primavera che già sta fiorendo all'interno di queste valli, soprattutto alle quote basse. Voglio dedicarla a questa Casera, a questo luogo che io ritengo molto importante perché mi porta indietro nel tempo a tanti bei ricordi personali vissuti all'interno di questa bellissima vallata. Quindi un'escursione che non è molto impegnativa, che si può benissimo affrontare nell'arco di una giornata, anche di una mezza giornata volendo, soprattutto adesso che abbiamo l'opportunità di avere qualche ora di luce in più e quindi le giornate più lunghe che sicuramente sono a nostro favore. Inizialmente si tratta di una piccola stradina asfaltata che per un centinaio di metri inizia la salita attraverso questi boschi. Poi una nuova indicazione di sentiero che da sempre il 475, dove l'asfalto lascia finalmente spazio a questa bellissima strada bianca che continua comunque a salire in direzione di Malga Ciauta o Casera Ciauta. E la sensazione che sto provando ora è quella del risveglio. Camminare attraverso questi boschi con questo silenzio praticamente da solo, devo ancora incrociare anima viva lungo questo mio percorso, è una bella sensazione. Quindi la primavera che porta il nuovo che arriva, che dà vita nuovamente a questa natura, a questi ambienti così straordinari da guardare ad occhi aperti e sicuramente da respirare a pieni polmoni. Perfetta filosofia, perfetto pensiero per quello che è il mio spirito libero. E non c'è cosa migliore di stare bene con se stessi, perché quando lo sei, credo che tutto quello che possano essere le difficoltà e i problemi della vita passano sicuramente in secondo piano. E in questo momento il grande mostro, il gigante dell'Antelao, che è la seconda vetta più alta delle Dolomiti dopo la Marmolada, con i suoi 3.262 metri rimane ancora nascosto da questi meravigliosi boschi, però riesco ad avere già una piccola visuale, un bel punto di vista su quello che è il versante del Sorapis, quello che guarda verso la Valle del Boite dove mi trovo io ora. Thank you.
E in circa un'ora e trenta giungo a quest'ultima deviazione di sentiero, infatti è un piccolo crocevia che conduce in tre diversi punti territoriali. Io continuo a seguire il mio sentiero 475 e il 475, che da sempre come indicazioni Casera Ciauta e il rifugio Venezia. Questo è l'ultimo tratto, giungere in Casera è questione ormai di poco tempo. Finalmente un ampio campo visivo del Monte Antelao e i suoi oltre 3200 metri di altitudine. E allora cosa dire? Sicuramente non c'è nulla da dire, perché penso che questo silenzio e questa panoramica che guarda verso il Monte Pelmo, il Caregon del Padre Eterno, possa parlare per tutto ciò che in questo momento mi sta attorno. Pensate che questo fieno è l'ultimo raccolto della scorsa estate. Ha passato qui all'interno di questo piccolo fienile tutto l'autunno, tutto l'inverno, e si sente ancora quel forte profumo d'estate, quel forte profumo del fieno appena tagliato e depositato all'interno di questi piccoli fienili, che ne mantengono integra sia la qualità che il profumo dell'estate. E da questo punto di vista non solo l'Antelao, ma anche la grande spalla rocciosa, l'enorme parete rocciosa che guarda verso il versante ad est del Sorapis, quello che guarda direttamente lungo la valle del Boite. Ed ora ancora un centinaio di metri ed ecco Casera Ciauta. Thank you.
Ed eccomi in Casera Ciauta, a 1552 metri sopra il livello del mare. E da qui, come si può benissimo vedere, si possono raggiungere, una volta lasciata Casera Ciauta, due diverse destinazioni, proseguendo con il 475 in direzione del Rifugio Venezia, quindi ai piedi del Pelmo, e il 493 per il Rifugio Talamini e Zoppè di Cadore, quindi nel versante più a sud dell'intero gruppo che circonda praticamente il Caregon del Padre Eterno. E questa meravigliosa vista, questa meravigliosa infinita panoramica che guarda verso il versante ad est della Valle del Boite è sicuramente di grande effetto, è uno dei punti, uno dei segreti più belli custoditi da questo alpeggio, da questo luogo, da questa Casera. Quindi un panorama che sicuramente durante l'estate, grazie ai tavolini esterni posti comodamente all'esterno di questa bellissima terrazza di Casera Ciauta, si può fare colazione, pranzare e anche magari cenare di fronte a uno spettacolo di questo tipo. Ah! Bene, sono proprio contento. Ed ora è il momento di rientrare nuovamente in direzione di Villanova, di Borca di Cadore, riprendendo lo stesso sentiero di salita, il 475, il 475, che in circa 2 ore mi ha portato fin quassù in Casera Ciauta. Thank you.
e sono poco più di 640 metri il dislivello complessivo che separa Borca di Cadore da Casera Ciauta. Tempi complessivi per quanto riguarda la sola salita: arrivate tranquillamente in Casera Ciauta in circa 2 ore, 2 ore e un quarto, soste comprese. E di questa giornata prendo spunto anche per darvi un consiglio molto interessante per quanto riguarda la prossima estate: unire a sé Casera Ciauta con il rifugio Venezia. Ecco, diciamo che dal punto di vista tecnico è una cosa ben fattibile anche in giornata, a meno che non si voglia rimanere per una notte ai piedi del Pelmo, al rifugio Venezia, e ammirare così un panorama notturno sicuramente di grande effetto. Infatti da Casera Ciauta per raggiungere il rifugio Venezia si tratta di 1 ora e mezza di cammino in più, con quei 400-430 metri di dislivello maggiori, 1552 per Casera Ciauta, mentre il rifugio Venezia va abbondantemente oltre i 1900 metri. Quindi la Casera, per quella sosta di metà giornata, una bella fetta di torta e un bel bicchiere di birra o di caffè secondo i vostri gusti, e poi via seguendo una linea di sentiero dell'alta via numero 3 che sale direttamente al passo di Rutorto, e lì in 5 minuti al rifugio Venezia. E questa è stata la prima escursione di questo 2023 dove non ho trovato lungo il mio sentiero nemmeno una minima traccia di neve. La sensazione è stata ovviamente piacevole, perché dopo tanti mesi utilizzando ciaspole, ramponi e soprattutto un vestiario anche più pesante, finalmente la neve lascia spazio a questa bellissima natura, a questi prati, a questi sentieri ben marcati, alla terra, alla roccia. Quindi una sensazione sicuramente ancora maggiore, molto benefica, molto motivante. C'era un po' di neve all'altezza di Casera Ciauta, qualche fazzoletto bianco che poi man mano che si saliva di quota ovviamente era molto molto più marcata. Comunque sia una bella sensazione di libertà, di muoversi seguendo quindi finalmente i sentieri, le marcature originali di queste infinite vie, di questa ragnatela che abbraccia a sé queste meravigliose montagne, questi meravigliosi boschi, ma soprattutto questa meravigliosa natura. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla mia prossima escursione che inventerò nei prossimi giorni, e nel frattempo buona montagna a tutti, e ricordatevi 3 parole molto molto importanti: vivi, ama e cammina. Sono 3 pensieri che fanno parte della mia vita, della mia quotidianità, e che voglio condividere con voi. Alla prossima, bye bye.